Salve ragazzi, come potete vedere oggi faremo l'unboxing di Mortal Kombat 10, Mortal Kombat X. Questa è la Collector Edition con la K, mi raccomando, perché Mortal Kombat doveva essere per forza con la K, ma non è la normale Collector Edition che si trovava nelle varie catene, ma questa è un'esclusiva di Amazon, è stata realizzata da un artista che si chiama Kors. È uno scultore che fa delle opere molto carine, ecco, vedetene un paio qui. Anzi, mentre voi vedete queste opere, io comincio a togliere la plastica qui dalla confezione. Dicevo, le opere realizzate da Kors sono molto simpatiche, molto originali. Anche questa collector è stata realizzata con la stessa originalità. Infatti qui troviamo uno Scorpion un po' diverso dal solito, è un po' più... non fa paura come lo Scorpion normale, infatti nella colletta normale sicuramente è più spaventoso lo Scorpion della colletta normale. Comunque, vediamo prima la scatola, ragazzi. Come potete vedere, questo non è il lato ma è il sopra, il sopra della scatola con la scritta Mortal Kombat dorata. Il lato vero è questo qua con la scritta, e come potete già vedere c'è la faccia della scultura del nostro Scorpion. Poi sul lato c'è il simbolo sempre dorato di Mortal Kombat, e anche dall'altra parte con le marche di Warner Bros. E NetherRealm. E sul retro invece vediamo i contenuti di questa collector. E insomma il retro normale come tutti i giochi con tutte le varie scritte. Come potete vedere, questa è una copertura di cartone che si può togliere, infatti la togliamo nella versione PC e nella versione Xbox One è un po' diversa. E qui troviamo una bellissima scatola, devo dire, abbastanza carina, con qui c'è un interno dorato del coperchio che si solleva e si toglie, eccolo qua, dentro è tutto dorato, molto bella, devo dire, anche internamente. Guardate, qui potete vedere il gioco che si può prendere sollevando questa linguetta. Poi sollevate la linguetta e esce fuori il gioco, eccolo qui, nella normalissima versione per PlayStation 4. Questa è la Collector PlayStation 4. Il gioco all'interno naturalmente contiene il bonus code per scaricare Goro, infatti solo chi ha prenotato il gioco potrà utilizzare Goro. Poi contiene naturalmente il CD col gioco, qualcosa che mi ricorda un libretto di istruzioni, ma probabilmente non sarà un libretto di istruzioni. Invece sì, incredibile, ma per finta. È un libretto di istruzioni finto, solo con le varie avvertenze, ma non spiega per niente come funziona il gioco. Un'altra carta che contiene niente di che, solo una pubblicità. Un altro codice bonus per scaricare il personaggio contenuto in questa collector, ovvero lo Scorpion fatto da Kors. Come potete vedere, già si vede un po' come è fatto questo personaggio. E sollevando questa copertura di spugna, troviamo proprio dentro il personaggio, oltre a questa targhetta che descrive che questo è stato fatto da Kors, lo potete mettere magari sotto alla statua. Qui vediamo una delle armi che utilizza Scorpion. Qui dentro c'è una carta che identifica ancora che questa opera è stata fatta da Kors con i due artisti che hanno realizzato questa opera, che non riesco a capire. Swen Watch e Mark Landenker, i due artisti che hanno realizzato questa opera, e naturalmente l'opera che andiamo a prendere togliendo questa spugna di protezione. È abbastanza grande, pensavo fosse più piccolo, invece, ragazzi, è abbastanza grande. Eccolo qua, bellissimo, tutto realizzato a mano. Eccolo qua, grande, non è piccolo, con la sua arma che dove ho messo adesso, eccola qua. La potete mettere in mano, eccolo qua, sta in questa posizione con la mano attaccata sul terreno e
probabilmente non va così, questo andrà così, infatti mi sa che si attacca di sotto, eccolo qua, sì. Si può attaccare qui nella mano, perché lo sta per lanciare, eccolo qua, sì. Bellissimo, molto carino. Devo dire, a molti non piace, piace di più la versione della Collector normale, però devo dire che è fatta molto bene, non è... è fatta a mano, quindi è fatta molto bene, realizzata bene, il viso è fatto bene, è particolare, un po' diverso dal solito Scorpion normale che uno si aspetta. Vediamo se c'è qualcos'altro, ma no, non c'è più niente. Questo è tutto il contenuto, c'è solo praticamente la statua e i due DLC, però secondo me ne vale la pena, perché è firmata, non è numerata, non ho visto nessun numero da nessuna parte, né sulle targhette, no, non c'è nessun numero, peccato. Comunque è fatta bene, qui c'è la targhetta. Ragazzi, questo è tutto per l'unboxing di Mortal Kombat, come al solito in ritardo mi è arrivata, grazie al solito corriere che me li porta sempre qualche settimana dopo. Vi anticipo che appena mi arriva, sta arrivando una chicca, ragazzi, una collector che adesso è diventata un po' difficile da trovare per Nintendo 3DS. Non vi anticipo più niente, ma molti avranno già capito di cosa si tratta. Vi dico anche la scatola e vola questa. È una bellissima collector. E con questo, ragazzi, vi mando al prossimo unboxing e a fine mese con gli ultimi arrivi. Ciao, ragazzi!